Ci occupiamo questa sera di ciclismo, ma non solo, perché il personaggio che è venuto a trovarci, l'uomo e l'atleta che parlerà questa sera alle nostre telecamere e in questa chiacchierata che faremo a breve, ovvero Fabrizio Topating, è sicuramente una di quelle persone che ha dato tanto, dà tanto e darà molto, non solo al mondo del ciclismo. E in questo caso in particolare del paraciclismo, una disciplina che proprio grazie al suo impegno in canavese abbiamo imparato a prima scoprire e poi apprezzare via via sempre di più, ma anche importante il suo impegno a livello di associazionismo, nel senso che comunque si pone sempre in primo piano nel tentativo di far conoscere quelle che sono le realtà del nostro territorio e quelle che si impegnano per il bene altrui. Fabrizio, buonasera. Buonasera Davide. Con te appunto chiacchieremo un attimino di quello che è il mondo delle due ruote, che è una passione, Esatto. ma è anche un mondo che ti ha dato tanto, perché tu hai dato tanto a questo mondo, perché il tuo curriculum a livello di risultati è di tutto rispetto, e quindi vorremmo chiacchierare con te, vorrei che iniziassimo appunto partendo da quello che è il mondo del ciclismo, come ti sei approcciato. E come sei arrivato anche al mondo del paraciclismo? Esatto, grazie. Il mondo del paraciclismo è la disciplina che si affianca al ciclismo, quindi è uno sport per persone con disabilità, di cui io faccio parte in quanto non piegando un ginocchio rientro in quella categoria lì. Mi sono avvicinato grazie a una trasmissione televisiva che era Domenica In, qualche anno fa, ormai 15 anni fa, dove c'erano tre atleti, uno senza il braccio, uno che non piegava la gamba come me. E lì mi sono incuriosito, ho detto cos'è quella roba lì che si chiama paraciclismo? Non lo sapevo. Mi sono informato, ho alzato le cornette, internet per capire come potevo saperne qualcosa di più, non partecipare, saperne qualcosa di Certo. più e poi fare la scelta. Che feci? Scelta che, ripetiamo, ti ha portato a vivere tra l'altro il paraciclismo in tutte le sue forme, perché tu corri, hai corso sia in pista che su strada che fuori strada. Quindi Esatto. un mondo che è come dici giustamente tu, parallelo a quello che è il ciclismo classico, Sì. definiamolo così. In realtà ha tutte le discipline possibili e immaginabili, e tu hai partecipato a tutto e hai portato dei bei risultati a casa un po' in tutto. Esatto, è vero. Si chiama multidisciplina, quindi fare più specialità all'interno del ciclismo, quindi come dicevi tu, ciclocross, mountain bike, pista e strada. Quindi io mai più potevo immaginare, pensare di poter fare quel tipo di sport, no? Quindi mi riaggancio un po' al discorso di prima di aver conosciuto il paraciclismo attraverso la televisione. Quindi si fa quello, si supera anche il concetto di disabilità, perché il primo ostacolo che tu trovi, Certo. sei in carrozzina, sei che non pieghi un ginocchio, sei tante cose che vediamo tutti i giorni, le persone che subiscono anche dei traumi stradali, Importanti, certo. e lì trovano, come ho trovato io, uno spunto per rimettersi in gioco con un fisico magari non al 100%, no? Quindi lì scopri che puoi fare delle cose che fanno gli altri in modo diverso, ma le fai. Un modo diverso che però ti ha Sì. permesso di vestire in più di Sì, un'occasione la esatto. maglia tricolore, perché quanti campionati italiani hai vinto? Esatto, sono quest'anno che è l'ultimo anno che gareggio, ho portato a casa in tutti questi 12 anni 9 maglie tricolori e una maglia rosa di categoria nel paraciclismo, quindi mai più pensare che potessi mai raggiungere dei risultati del genere e delle maglie. Beh, ma questo significa che dietro c'è stato un impegno, c'è un impegno, perché tuttora Certo. comunque pratichi il ciclismo e ami il Sì. ciclismo. Quindi dietro c'è questa, come hai detto prima tu, il fatto di aver superato prima un ostacolo che al di là di fisico, proprio il primo forse è mentale. Mentale, esatto. Quando superi quello, alla fine si riesce a fare tutto. Esatto, perché giustamente come dici tu, l'ostacolo è mentale perché cresci sin da ragazzino, parlo del mio esempio.
attento con quello che hai avuto, con le operazioni che ti sono capitate, sempre con le stampelle, attento, 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 quello non puoi farlo. Ecco, e lì smetti di, a livello mentale di dire questo non si può fare e dici questo lo voglio fare, ma come? Solo con una gamba, perché? Lo voglio fare, quindi superi quell'ostacolo che è quel, diciamo, quel, quell'abito che ti calza di disabile, non si può fare perché ti potresti fare del male. Certo. Non puoi andare in bicicletta, si usano due gambe, come puoi fare con una sola? In realtà non è vero. Gli amici, esatto, gli amici che, ce n'è uno di Rivarolo che si chiama Mattia Lirangi, che pedala con le braccia, è un ragazzo in carrozzina, e dire come puoi pedalare con la spinta delle braccia? Invece si può, lo fai. Tra l'altro tu questa esperienza di vita, perché è un'esperienza di vita, che hai fatto nel mondo del ciclismo, l'hai portato anche al di fuori, perché come dicevamo prima, come ho preannunciato prima, tu comunque ti sei sempre speso anche a livello di associazioni, associazionismo, per cercare di portare, diciamo così, al di fuori di quello che possono essere il silenzio quotidiano, situazioni o realtà importanti, perché tu ad esempio una di queste è quella dell'Avis, tu sei stato anche testimonial dell'Avis di Ivrea. Sì, sì. Raccontaci anche questa esperienza. Anche lì veramente mi sono accadute delle cose che per me è impensabile, quindi il testimonial dell'Avis di Ivrea, prima di me c'erano dei calciatori, dei personaggi molto importanti. Io sono stato il primo. Tu non sei meno importante, non lo so. Io sono stato il primo atleta del paraciclismo a essere testimonial per un anno intero dell'Avis, donatore del sangue. E per me è stata veramente una sorpresa poter rappresentare loro. Ricordo a una conferenza che fecimo qualche anno fa, raccontai proprio che io finalmente potevo vedere negli occhi i donatori del sangue, chiunque, non sapevo chi potevano essere, perché durante le mie convalescenze ho avuto anche degli interventi importanti in cui avevo bisogno di sangue. Ecco, quel sangue era un sangue donato da qualcuno sconosciuto, certo. E ho avuto anche la possibilità di dare un grazie, ringraziare i donatori. Certo, quelli che hanno dato una mano concreta. Sì. Di associazionismo dicevi anche prima, volevo anche aggiungere con la parentesi, certo, che si porta un'idea, noi tutti siamo un esempio, io nello sport, nella vita, ognuno nel lavoro, nella sua cosa fa. Qualche anno fa ero anche responsabile del Comitato Paralimpico, certo, Piemonte. Quindi ho visto un po' tutte le realtà, non solo il ciclismo, quindi il canottaggio, che ho anche provato, il canoa, il tennis in carrozzina, il tennis per persone amputate, quindi ho visto un po' tutte le realtà e proprio le posso rappresentare, raccontare ad altri. Cosa facciamo mentre facciamo sport? Lo facciamo vedere agli altri, quindi possono prendere spunto come ho fatto io 12 anni fa guardando una trasmissione televisiva e mi sono interrogato. Quindi dicevo prima dell'amico Mattia Lirangi, lui era venuto a vedere una tappa a Rivarolo del Giro d'Italia, certo, di Embike. Prima di questa tappa c'era una gara in carrozzina che venivano spinti da atleti normodotati, chiamiamoli così, e probabilmente nella sua mente ha cominciato a interrogarsi, a guardare cosa facevano i suoi, certo, perché loro sì, io no, esatto, oppure come si può fare, no? Quindi si è messo in gioco, ha chiesto, ora è un atleta dell'Embike e di una squadra di Alba, per esempio. Quindi porti un esempio così, certo, lo racconti, lo fai vedere e poi ognuno di noi. Hai lanciato un messaggio che è stato raccolto. Quei messaggi lì. E questo è importante, perché significa che anche solo una persona come te, è successo a te guardando la trasmissione televisiva, in questo caso vedendo te e gli altri atleti del paraciclismo, in quel caso lì è venuta voglia di provare e oggi appunto ha superato quelli che erano ostacoli prima di tutto mentali piuttosto che fisici. Esatto.
Fabrizio, ti sei sempre impegnato anche nella promozione degli eventi, in particolare come noi ricordati, presente ad esempio al Giro d'Italia. Sì. Il tuo volto è effettivamente a Ivrea. Con un cartello in mano. Con il cartello in mano, a spin, perché quanto è importante anche fare la promozione del territorio, un territorio che tu senti tuo, perché sì, tu lo fai in tutto per promuoverlo. Sì, sì, io sono appassionato del canavese, perché siamo in canavese, e in ogni momento ne parlo, lo racconto, soprattutto quando viaggi con la bicicletta, no? Quindi certo. Belgio, Spagna, Svizzera, ho girato per parecchie nazioni, e quindi di dove sei? Lo racconti, canavese, Ivrea, Bollengo, questa zona qua, e lo racconto sempre, sì sì, in ogni modo. Quindi una tra le fotografie che probabilmente sono state trasmesse o che vengono trasmesse, c'è anche una dove io stendo una bandiera del Piemonte, mm-hmm, con la maglia del tricolore, cioè ci tenevo a dire ho gareggiato per il Piemonte, ho gareggiato per il mio canavese, quindi questa passione la porto sia nel ciclismo che anche nella comunicazione via social che faccio. Che è importante anche. Parliamo quello. Tanto di noi, perché valiamo tanto. Arriviamo però a quello che è un po' la notizia di pochi giorni fa, di poche settimane fa, sì, in cui tu, proprio tramite i social, coinvolgendo anche noi che ti abbiamo seguito, ti seguiamo nel tuo percorso da atleta e non solo, hai annunciato di voler appendere la bicicletta al chiodo, come si suol dire. Che cosa ti spinge a questo punto della tua vita a dire basta con l'agonismo, ma comunque tu continuerai col mondo del ciclismo e del paraciclismo? Silenzio. Sì, sì, ma non facendo più le gare. Prendo un minuto solo per ringraziare chi... Tutto Davide, ho davanti a te, perché tu tanto hai parlato del nostro ciclismo, di noi persone, dove prima in canavese fino a 12 anni fa non si sapeva che cos'era il paraciclismo. Ecco, grazie alle tue foto, al tuo scrivere, hai portato a conoscenza di tante persone che cosa facciamo. Questo merito vostro. Noi l'abbiamo fatto, ma quando uno lo fa, poi c'è qualcuno che dovrebbe raccontarlo. E tu l'hai fatto tanto tanto, e sono qua oggi anche per questo. Grazie da parte mia, di tutti noi, insomma. La domanda era, scusa, a un certo punto decidi di appendere la bici al chiodo. Perché? Sì, perché che cosa non c'è più nell'agonismo nelle gare che allora, intanto mi piacerebbe raccontare una cosa curiosa sui numeri. Io sono un po' appassionato dei numeri palindromi, insomma. Nelle mie gare spesso ho avuto il numero 9, il pettorale, 49, la somma dei numeri faceva 9, le maglie tricolori 9. Ho fatto l'annuncio, riflettendoci tutto un anno, e l'ho annunciato il 9 di gennaio, quindi combinazione arriva al 9. Perché basta le gare, ma anche perché bisogna dar voce anche ad altri ragazzi. Io ho fatto il mio tempo, quindi non è che posso pretendere di andare vita naturale durante. Quindi spetta ad altri adesso dirla propria. Io sono già contento sul mio risultato personale delle gare, sui risultati raggiunti, quello che dicevamo prima, no? Questo casco mentale che uno si mette e supera le difficoltà, disabilità, quello che c'è, perché ognuno di noi deve tutti i giorni superare delle difficoltà, non è perché ostacoli io non sono migliore di altri, non sono speciale di altri. Sono contento soprattutto per questo ragazzo di Rivarolo, un altro ragazzo di Alba, Stefano Chiesa, che cercava notizie a destra, manca, e poi è inciampato verso di me, e io non ho fatto altro che metterlo concretamente in contatto con una squadra, perché ti trovi nel limbo, non sai a chi chiedere, e io ho detto guarda, c'è quella squadra lì di Alba, chiama e vedrai. E lui quest'anno, l'anno scorso, ha fatto podio in pista, terzo, quindi... E questo ragazzo qua c'ha 19 anni. E quindi sono contento di questo, quindi le mie maglie sì, quindi appendo la bici al chiodo, ma
non appendo sicuramente la voglia di raccontare e di testimoniare il nostro sport. Diciamo che continuerà ad essere un punto di riferimento per chi vorrà avvicinarsi a questa disciplina, come eventualmente a chi già lo fa, sì, eventualmente avrà un, diciamo così, una spalla su cui appoggiarsi, sì, per cercare di crescere e, esatto, maturare ancora. Ci sono. Chiudiamo questa nostra chiacchierata chiedendoti il mondo del ciclismo. Le due ruote, sicuramente uno sport che appassiona tantissime persone. Negli ultimi anni, ormai negli ultimi decenni, il canavese ha legato fortemente il suo territorio a eventi importanti, sia su strada che in pista. Abbiamo visto tra campionati, tra Giri d'Italia, campionati italiani, prove di Coppa del Mondo. Quindi alla fine dei conti veramente il nostro territorio è fortemente legato a questo, a questo sport. Uno sport che sta cambiando tanto, nel senso che anche a livello professionistico ci sono grandi cambiamenti. Tu da atleta, ma anche da appassionato, da uno che lo vive quotidianamente, cosa pensi di questo sport, di come è cambiato e secondo te dove, quale sarà il futuro, dove arriverà? Certo. Allora, a me personalmente piange un po' il cuore perché siamo in Piemonte, culla del ciclismo, tutto qua è nato in Italia. Financo, lo dico perché l'ho letto sul libro di Paolo Ghigio, siamo stati anche precursori dell'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, è nata qua in Piemonte, poi trasferita in Svizzera. Mi piange un po' il cuore perché, sebbene siamo un territorio ricco di ciclismo, Rivarolo, la tappa di Rivarolo, Ivrea, a maggio ci sarà Borgo Franco, certo, li avremo lì i ciclisti che li possiamo toccare, guardare, fotografare. Dove va, dove sta andando il ciclismo? Beh, sempre più esasperato. Un po' come tutti gli sport, mi viene da dire. Hai ragione. C'è un po' più di... Senza dubbio. Io non sono appassionato di calcio, però vedo che lì, anche lì c'è difficoltà sulla base, i ragazzi... Dove emergere. I ragazzi nuovi, chi è che li allena, chi è che li porta. Ecco, nel ciclismo italiano... Anche lì ci sono problemi societari, ma non perché non c'è volontà, anzi c'è volontà e come. Sono le risorse che mancano e un'educazione purtroppo a questo tipo di sport, che tutti i giorni, mi spiace toccare l'argomento, ma lo vediamo tutti i giorni. Davide Rebellin, che è morto qualche mese fa, sì, investito da un camion, ecco, è diventato molto rischioso. No, non è lo sport, è di nuovo proprio le persone intorno che l'hanno reso rischioso, perché abbiamo sempre fatto in strada l'allenamento. Dove stiamo andando? Probabilmente in ciclismo da circuito, mm-hmm, velodromi, un po' più al coperto, perché in strada è veramente diventato molto pericoloso. Purtroppo non posso darti torto di sentire da questa cosa, perché effettivamente oggi diventa più complicato. È vero che ci sono tanti che stanno cercando di sensibilizzare. Sì. Paola Gianotti con quello che, esatto, è sicuramente il percorso che ha fatto, il lavoro che sta facendo, sì, continua a fare di sensibilizzazione sotto questo punto di vista. Però diciamo che cerchiamo di partire da un punto fermo, che il ciclismo è una disciplina che alla fine ti cambia la vita, ti permette di ragionare in maniera completamente diversa, sì, è una scuola di vita, sì, e quindi a questo punto invitiamo sempre di più comunque ad avvicinarsi a questo mondo. Ah, sì. Ciclismo che sia ciclismo classico, che paraciclismo. Esatto. Quindi il messaggio che mandiamo: pedalate, salite, sì, in bici, fate sport perché fa, sì, sicuramente, sì, bene. Fabrizio, io ti ringrazio per questa chiacchierata, sicuramente avremo modo di ritrovarci e di vederci prossimamente, perché io sono convinto che, come abbiamo detto poco fa, tu sicuramente sarai una di quelle persone, di quei personaggi, di quegli atleti, perché si atleti sempre, anche quando non si fa più agonismo vero e proprio, che sicuramente Fabrizio darà quel messaggio importante per portare tanti giovani a superare, come abbiamo detto, prima di tutti non gli ostacoli fisici o di tutti i giorni, ma quelli mentali che a volte ci impediscono di andare ben oltre quelle che sono le nostre capacità. Grazie Fabrizio. Grazie Ale. Io voglio in ultimo omaggiarti di un piccolo sassolino dipinto a mano. Grazie. Perché sono state delle cartoline che ho disseminato tutto l'anno scorso. Bellissimo.
come fosse un arrivederci a tutti quelli che ho incrociato. Sassolini che vengono, diciamo, dipinti da una mia paesana, Patrizia Crovetti, che disseminiamo sulla via Francigena. Il mio paese è sulla via Francigena, certo. Quindi chi, il viandante che passa lo prende, lo raccoglie e se lo porta. Io ho fatto così tutto l'anno scorso, nelle gare a qualcuno gliel'ho messo dentro la borsa, qualcuno sul cruscotto della macchina, di nascosto. È stato per me una cartolina di saluti a quell'atleta che l'ha trovato. Grazie mille. Questo è per te. Grazie mille, una splendida cartolina. Grazie Fabrizio. Grazie mille.